Siamo nel campo sportivo di Accumoli, qui è stata allestita la tendopoli più grande della zona. Al momento ci sono circa 100 sfollati, ma ne può ospitare fino a 250, ci ha detto il capo della protezione civile, il capo campo della protezione civile. Alla mia destra c'è la zona notte, potete vedere i tendoni dove questa notte appunto dormiranno tantissimi sfollati, mentre alla mia sinistra in questo momento stanno pranzando sia gli sfollati sia i volontari. Com'è stata qui l'accoglienza in tendopoli? Tendopoli benissimo, gentili, servono bene, si mangia bene. Ringraziamo Dio che ci siamo salvati. Perché lei ha scelto di dormire in roulotte e non nella tendopoli? Ah, beh sì, perché c'è una piccola azienda con un fabbricato e quando succedono queste cose succede anche che dei ragazzi che hanno poco, come si dice, non vanno tanto appresso alla legge e a queste cose qui, vanno in giro la notte e vanno rubando e quindi un po' per scoraggiare ho portato lì la macchina, l'ho messa davanti al cancello e ho preferito dormire lì appunto per scoraggiare anche questo coso qui, insomma, questa situazione qui. Questo signore ci ha spiegato perché ha scelto di trascorrere la notte in macchina. Questa donna ha preferito invece rimanere in tenda. Eh sì, noi siamo sotto i tende qua. Io, mia figlia e mio marito siamo state bene. Voi avete scelto di venire in questa tendopoli e non avevate alternativa? Sì, pure quello, perché io devo ritornare a casa, che mi hanno detto i vigili del fuoco di no. Oppure devo stare. Dopo hanno detto che qui c'erano i carabinieri, che c'era questa alternativa, ho preferito venire qua. Alle 14:36 oggi abbiamo avvertito un'altra scossa proprio qui all'interno di questo campo, un campo dove i ragazzini giocano a calcio, a calcetto. La vedete alle mie spalle, la panchina, mentre ci stiamo dirigendo verso un altro campo, quello da pallacanestro, dove in questo momento gli sfollati stanno riposando. A pochi chilometri da questo campo c'è un'altra tendopoli. Siamo a Grisciano, frazione di Accumoli che piange una vittima. Il problema più importante che è quello del censimento del campo. Vanno a censire tutte le tende una per una. La solidarietà degli italiani in queste situazioni è grande, stiamo ricevendo materiali di tutti i tipi. Ecco, io vorrei fare un appello ad evitare di inviare vestiti usati o medicinali prescrivibili o cose di questo genere perché non possiamo accoglierli. Quindi magari più roba alimentare a lunga conservazione o acqua o cose di questo genere sarebbe preferibile. Stanotte ci sono state delle scosse, come si è reagito a questo? Diciamo non abituati, però comunque sapevamo a che andavamo incontro, perché dopo che c'è una scossa del genere l'assestamento si sa che c'è. Ma paura fra la gente? Dio, tra la gente no, perché comunque c'era la sicurezza di stare dentro una tenda, quindi bene o male per loro era una sicurezza. Qualcuno non ha voluto dormire in tenda, ha voluto continuare a dormire in macchina perché la macchina per loro era più sicura. Fra i tanti sfollati c'è anche chi ha potuto scegliere di non rimanere in macchina o in una tenda. Io sto fortunatamente, riesco a stare a dormire a casa sua e stiamo a Giulianova. Facciamo avanti e indietro per cercare di dare una mano, per vedere quello che si può fare e poi vedremo. Vediamo anche per il futuro quello che ci sarà da fare. Anche perché casa purtroppo dentro non è più agibile, quindi. Aspettavo loro che ci dicono i vigili del fuoco se che si potrà fare dopo, se sarà da demolire o meno. Non sappiamo nulla purtroppo, non sappiamo nulla. Tra sfollati e volontari incontriamo anche un giornalista di Canale 2, emittente nazionale israeliana. Ci racconta che in Terra Santa ogni 100 anni c'è un terremoto e che se lo aspettano da un momento all'altro. Dice che non è sicuro che il suo paese saprebbe affrontare un'emergenza come questa. Sono rimasto colpito dal lavoro di queste persone, dice. Mi stupisce la tranquillità e il silenzio che c'è in questi campi. In Israele sarebbe caos ovunque.